Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo sfincione. Il tempo di preparazione della ricetta è di 6 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, semola, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, sale, olio evo, salsa di pomodoro, cipolla bianca tagliata a fette, caciocavallo tagliato a cubetti, acqua, origano, olio, sale, pepe, pan grattato, formaggio grattugiato di tipo caciocavallo e acciughe sott'olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azionare il bimby per 3 minuti 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo 0, la semola ed azionare il bimby in modalità spiga per 3 minuti. Aggiungere l'olio, il sale ed azionare il bimby per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 3 ore. Nel frattempo preparare la salsa. Mettere nel boccale la cipolla, l'olio ed azionare il bimby per 5 minuti, 120 gradi. Antiorario, velocità soft. Aggiungere l'acqua ed azionare il bimby per 8 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Aggiungere la salsa di pomodoro, il pepe, il sale ed azionare il bimby per 30 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La salsa è pronta, mettere da parte. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su una teglia rivestita con carta da forno. Estenderlo con le mani. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno un'ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo farciremo. Mettere prima i cubetti di caciocavallo. Le acciughe, mettere la salsa, spolverizzare con il caciocavallo grattugiato, il pan grattato e l'origano. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30 minuti circa. Lo sfincione è cotto,
Serviamolo. Sfincione. Grazie e alla prossima ricetta.